Sabato 1 dicembre, in apertura di TGL News, il gravissimo incendio che ieri sera intorno alle 23.30 ha letteralmente divorato il tetto di una palazzina. Il rogo si è registrato in via Harris. Le cause sono ancora da accertare, ma le fiamme potrebbero essersi innescate per il surriscaldamento di una canna fumaria. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che tempestivamente sono intervenute cercando di limitare al massimo i danni, anche se la palazzina risulta pesantemente compromessa. Uno dei capisquadra in azione è rimasto intossicato dal fumo ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso cittadino. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sono inoltre numerose le famiglie costrette ad abbandonare gli alloggi. Dopo l'evento di lunedì scorso è tornata a tremare la terra nel Piacentino. Nella tarda serata di ieri, infatti, ancora una volta con epicentro nella zona di Ferriere, gli strumenti hanno rilevato una lieve scossa di terremoto. Se lunedì si era però registrato un fenomeno tellurico di magnitudo 3.3, questa volta la scossa ha avuto intensità 2.2, dunque molto più lieve, ma è comunque stata avvertita ai piani più elevati. La profondità del sisma è stata di 10 km sotto il livello del mare. Cambiamenti in vista Libertà. Da lunedì, infatti, il giornalista Pietro Visconti assumerà la direzione del quotidiano di Piacenza. Visconti subentra Stefano Carini, che ha diretto la redazione dopo il pensionamento di Gaetano Rizzuto. Per Visconti si tratta in realtà di un ritorno a casa. Il nuovo direttore, infatti, di origini piacentine ed è stato agli inizi della sua carriera un redattore proprio di Libertà. Nel 1987 poi passato a Repubblica, dove ricopriva il ruolo di vice capo redattore. Chiudiamo spostandoci in provincia, dove la piazza antistante, la chiesa di Veleia che affianca il sito archeologico, da ieri è stata intitolata al generale di corpo d'armata Fabrizio Castagneti, scomparso lo scorso gennaio e cittadino onorario di Lugagnano. Alla cerimonia solenne hanno partecipato autorità civili e militari, associazioni combattentistiche di volontariato e gli alunni delle scuole di Rustigazzo. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Buona mattinata a tutti.